Buongiorno a tutti, io sono Luca Ciaffoni, con me ci sono Francesco Ceravolo e Umberto Marini. Insieme abbiamo fondato una startup che si chiama IT Cares, la quale si occupa dello sviluppo di un sistema che si chiama Faro Suite, che oggi vi presenteremo. Diciamo, nelle prime slide vedrete un po' un'introduzione all'accessibilità. Adesso io non so di cosa, così Andrea lo conosco, voi siete sviluppatori? Giusto per capire come tarare mobile? Ok. Allora, Francesco si occupa dello sviluppo iOS e Umberto dello sviluppo Android. E quindi insieme a me poi vi racconteremo un pochino, diciamo, i trucchetti tra virgolette per l'accessibilità, perché io lavoro tra l'altro con i non vedenti da tanti anni per l'Istituto dei Ciechi di Bologna, e abbiamo già in passato sviluppato varie app specifiche per non vedenti di cui vi parleremo, mentre Faro Suite è tutto un sistema che ci porta però a sviluppare delle app che sono per tutti ma accessibili chiaramente anche ai non vedenti, che è l'obiettivo che bisognerebbe tenere in mente quando si sviluppa. Allora, partiamo con una introduzione all'accessibilità. Non sarò particolarmente tecnico, perché comunque ci sono speech più tecnici anche nel pomeriggio. Che cos'è un sistema accessibile? Un sistema accessibile è quello in cui ogni utente, indipendentemente dalla sua eventuale, dalle sue abilità, diciamo, fisica, sensoriale, cognitiva, può accedere alle informazioni. In realtà questo concetto si può anche estendere, perché potremmo dire indipendentemente dalla sua disabilità, ma anche dalla sua dotazione tecnologica, ma anche dalle condizioni ambientali, perché posso usare anche un dispositivo che per esempio non visualizza le immagini e quindi mi fa comodo avere dei testi alternativi. Posso essere in un ambiente rumoroso, per cui mi fa comodo avere dei sottotitoli in un video, quindi sono in qualche modo temporaneamente disabile, o anche semplicemente una persona può essere temporaneamente disabile, no? Cioè io per dire, ho avuto una cheratite, un'infiammazione della cornea, sono stato bendato per 5 giorni a tutti e due gli occhi, quindi ero temporaneamente cieco, diciamo. Quali sono i vantaggi di realizzare un sistema accessibile ed usabile a tutti? Beh, sicuramente testimonia il nostro impegno morale e quindi ci dà apprezzamento da parte del pubblico, lo vediamo insomma in queste occasioni. Certamente aderiamo a disposizioni di legge, perché ormai gran parte dei paesi nel mondo hanno una legislazione più o meno rigida sull'accessibilità. Quindi realizzare dei siti, delle applicazioni accessibili fa sì per molti enti che rispettino la legge, altrimenti possono incorrere anche in sanzioni. Chiaramente amplia il proprio mercato, perché il mercato dei disabili non è trascurabile, cioè al giorno d'oggi la popolazione mondiale invecchia sempre di più e invecchiando aumentano le disabilità. Ci sono tante persone anziane che sono ipovedenti a causa delle varie retinopatie, maculopatie, eccetera. E inoltre realizzare un sistema accessibile significa realizzare un'app che può essere comunque carina, ma che può essere più immediata ed utilizzabile da chiunque, non solo da persone disabili. Quindi facendo un sistema accessibile lo rendiamo più semplice da utilizzare per tutti e non solo per i disabili. Parlando di dispositivi mobili, quali sono gli ausili che vengono messi a disposizione dai dispositivi mobili? Diciamo, in questo campo fino a qualche anno fa Apple era sicuramente molto avanti per quanto riguarda l'accessibilità. Al giorno d'oggi anche Android ha fatto notevoli passi in avanti, e quindi questi concetti, sebbene siano presi più dal mondo Apple, in realtà ormai sono concetti abbastanza condivisi tra entrambi i sistemi. Quindi per quanto riguarda la cecità e l'ipovisione, questi sistemi mettono a disposizione gli screen reader, che poi vi faremo dimostrando il nostro sistema vedere. Chiaramente c'è lo zoom, che permette di ingrandire i contenuti dello schermo.
ci sono vari display accommodation, cioè si può configurare comunque colori, tonalità, si possono modificare alcuni aspetti anche dei caratteri nelle dimensioni, con fonti dinamici, sono tutti accorgimenti che consentono un utilizzo anche a persone che hanno difficoltà visive e anche per esempio per le varie forme di cecità ai colori, insomma tutta una serie di trick, diciamo, che questi strumenti mettono a disposizione e consentono alla persona disabile di essere veramente autonoma. Anche per altri tipi di disabilità ci sono altri ausili, quindi per la sordità c'è la possibilità di regolare il volume degli auricolari in maniera separata, variare le frequenze, certe frequenze, spostare, insomma, varie altre questioni. Per l'apprendimento, l'accesso guidato, l'assistive touch, sono tutte facilities messe a disposizione dal sistema operativo. Parlando di accessibilità nel mobile, certamente i concetti sono molti, qui diciamo ci sono giusto tre punti che però sono comunque importanti. Certamente per esempio dobbiamo dare un testo alternativo a tutti gli elementi grafici che compaiono nella nostra app. La cosa più banale, spesso e volentieri, che rende un'app inaccessibile è che mancano le etichette ai pulsanti. Uno dice ci sono 5 pulsanti, basterebbero 5 etichette e il non vedente potrebbe usare già l'app. Chiaramente questo significa banalizzare, non è mettere i testi alternativi che rendono un'app accessibile, ma certamente è un passo fondamentale. Poi altri aspetti possono essere l'organizzazione dei contenuti in sezione. Noi quando vogliamo realizzare un sistema accessibile, fondamentalmente cosa vogliamo fare? Cercare di offrire alla persona disabile, quindi anche al non vedente, la possibilità di navigare contenuti come facciamo noi con gli occhi. In una pagina web, se noi scorriamo, ci focalizziamo istintivamente sulle intestazioni, scorriamo rapidamente, saltiamo nell'intestazione che ci interessa e ci andiamo a leggere il contenuto che ci interessa. Bene, diamo questa possibilità anche alla persona disabile. Ma come facciamo? È sufficiente mettere il font 20 caratteri, 20 pixel, bold, eccetera? Ovviamente no, perché la persona disabile usa un software, un robot, per accedere a quelle informazioni, che non rileva il fatto che ci sia il bold o il font grande. Bisogna dargli una meta informazione, cioè il fatto che quella sia un'intestazione. In questo modo lo screen reader è in grado, offrendo delle combinazioni di gesture, di tasti, eccetera, al non vedente, di saltare da un'intestazione all'altra, da un link all'altra, da una tabella all'altra, eccetera. Quindi offriamo quegli shortcut che noi istintivamente, visivamente abbiamo, ma che il non vedente non ha, se non stiamo attenti noi ad adottare certi accorgimenti. Altro aspetto fondamentale è l'utilizzo di componenti e interfacce standard delle varie piattaforme. Se andiamo ad utilizzare componenti custom, chiaramente non vuol dire che siano necessariamente inaccessibili, ma ci dobbiamo preoccupare di intervenire probabilmente per renderli accessibili, mentre componenti nativi tipicamente sono già accessibili di default. Quindi, per fare un recap rapido, non bastano solo i testi alternativi, ma sono chiaramente fondamentali. Non richiede, diciamo, è chiaro che volendo fare un lavoro fatto bene non è banale, poi Francesco e Umberto magari ci diranno qualcosina di più tecnico, ma in realtà non è neanche così complicato preoccuparsi di realizzare un'app realizzare un'app accessibile, ecco. Soprattutto perché una buona parte è già accessibile se usiamo componenti nativi, quindi non dobbiamo fare i salti mortali, diciamo, ecco. Ma chiaramente è richiesto l'impegno degli sviluppatori, non basta l'impegno di chi ha realizzato i sistemi operativi. Vi presento rapidamente due app alle quali abbiamo lavorato in passato, sono app specifiche per non vedenti. Ariadne GPS è un'app che ho realizzato io personalmente per sistemi iOS e sostanzialmente aiuta il non vedente nella mobilità, quindi consente mentre si cammina di conoscere la propria posizione in termini civici, ha una feature che consente l'esplorazione della mappa in forma
audio o permette di salvare dei preferiti, che sono concetti che al giorno d'oggi sono diffusi anche in altre app. Diciamo, all'epoca è stata un'app abbastanza pioneristica in questo ambito. Via OptaNav invece è un'app realizzata da Francesco per quanto riguarda iOS, Umberto per quanto riguarda Android e io per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, più di accessibilità funzionale, e questo è un vero e proprio navigatore pedonale, diciamo, che fu realizzato per Novartis, e consente sempre l'autonomia delle persone non vedenti. Qui vuole intervenire, può dirci qualcosa Umberto per quanto riguarda gli aspetti tecnici nello sviluppo Android. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Sono, come diceva Luca, Umberto Marini, responsabile dello sviluppo Android in ITCares. Sì, qua andiamo un po' più nel dettaglio tecnico, ma non più di tanto, diamo qualche pillola, diciamo, tecnica, ma anche di processo, e facciamo vedere anche qualche strumento che si può utilizzare all'interno dello sviluppo per far sì che appunto l'implementazione del codice sia il più ottimale possibile, anche in termini, soprattutto in termini di accessibilità. Quindi quali sono gli interventi che uno sviluppatore e non solo dovrebbe tenere a mente quando sviluppa un'app? Dico non solo perché il processo di appunto implementazione parte da una progettazione del software. La progettazione è una fase fondamentale nell'ambito softwareistico, ma ancora di più quando si pensa a un software, in questo caso un'app accessibile. Perché? Perché praticamente la progettazione fa sì che si possa pensare a un'interazione semplice, un'interazione immediata, e pensare a quali sono i bisogni dell'utente con disabilità in questo caso. E è necessario progettare un'interfaccia con spazi coerenti, sia in termini appunto di dimensioni dei componenti, sia in termini di posizionamento dei widget all'interno dell'interfaccia. Fondamentale questo perché poi fa sì che si possa pensare in maniera molto più semplice anche agli altri interventi prettamente tecnici, che sono quelli che alla fine implementa uno sviluppatore, che sono per esempio il content labeling. E questa, diciamo, è la fase di assegnazione, come diceva Luca prima, di etichette descrittive sui componenti di interfaccia. Possono essere etichette statiche o dinamiche in base alla tipologia di contenuto. Mi spiego meglio: se un contenuto, per esempio, come in intestazione qua, accessibilità con login Android, è un contenuto statico, quel logo non cambia, si può assegnare per esempio un content description, viene chiamato, che non è altro che appunto un'etichetta che al focus dello screen reader permette di annunciare qual è il contenuto di quel media, di quell'immagine in questo caso. Un altro intervento da tenere in considerazione è quello relativo al grouping content, ovvero al raggruppamento appunto di elementi per semplificare l'annuncio del contenuto. Questo si fa per esempio attraverso l'attributo focusable che abbiamo riportato qua in slide. L'attributo focusable fa sì che quel gruppo di appunto contenuti non venga letto singolarmente, ma venga letto in maniera continua. Lo screen reader per esempio dirà: interventi, easy navigation, progettazione di un flusso di interazione semplice e immediato con feedback all'utente, spaces, progettazione e così via. Se non utilizzassimo quell'attributo focusable, l'utente dovrebbe fare un flick per andare a leggere tutti i vari punti dell'elenco puntato. In questo modo è un flusso continuo e viene letto in tale maniera dallo screen reader. Una cosa importantissima è il contrasto dei colori. Bisogna assolutamente garantire un contrasto adeguato tra i colori di background e di foreground. A tal proposito, il V3C ha
ha scritto una linea guida che tendenzialmente si dovrebbe rispettare. E per quanto riguarda i colori, c'è da raccontare un'altra, diciamo, cosina da tenere a mente, che riguarda principalmente non i non vedenti ma gli ipovedenti. Non basta dare solo dei colori all'interno dell'interfaccia, i colori devono avere un significato semantico. Mi viene da dire, due bottoni, uno verde e uno rosso, con il mero colore non hanno un significato semantico. È meglio per esempio aggiungere a quei colori anche un'iconcina oppure una stessa etichetta di testo. Infine, un altro intervento molto importante, questo in termini di accessibilità di file multimediali, è appunto la media accessibility, ovvero fornire sia dei contenuti alternativi a video e audio, sia rendere accessibile per esempio il media player che va a riprodurre un audio o video, quindi il pulsante play, il pulsante pausa, il pulsante prossima o precedente traccia. Ok, abbiamo elencato gli interventi che riporta ed elenca anche Google al link che viene abbiamo riportato in slide sotto. Una fase importantissima però è il test. Bisogna sempre testare quello che si implementa. E come si testa? Si testa sicuramente attraverso un'immedesimazione nell'utente finale, quindi andando a utilizzare i servizi di accessibilità del dispositivo e del sistema operativo, quindi TalkBack, in questo caso la lente di ingrandimento, la funzionalità di zoom di cui parlava Luca in precedenza. È necessario anche utilizzare dei tool specializzati a questo scopo. Mi verrebbe da nominare l'Accessibility Service, l'app che ha reso Google disponibile nello store, di cui parleremo nelle prossime slide. Oltre a questi due, diciamo, supporti, Google rende possibile testare il proprio software in termini di accessibilità anche attraverso degli strumenti automatici come Espresso e RoboElectric. Infine, è importantissimo, ricordiamoci che la nostra app verrà utilizzata da degli utenti finali, appunto. È importantissimo coinvolgere i nostri utenti finali in maniera tale che vengano dati dei feedback e su quelli andare poi ad agire eventualmente per migliorare lo stesso software. Qua abbiamo riportato una slide in particolare relativa a Android Pie, l'ultima versione stable di Android. Android Pie cerca di introdurre, anzi introduce, dei veri e propri miglioramenti in termini di accessibilità, e Google con questa nuova release di sistema operativo cerca di avvicinarsi ad iOS molto più di quanto non fosse prima. E quindi ho riportato qua i punti, diciamo, i cambiamenti principali che introduce Google con questa versione. E, parlando di semantica, quindi di navigazione semantica in particolare, Android Pie aggiunge e dà la possibilità agli sviluppatori di integrare per esempio delle informazioni contestuali all'interno della schermata, intesi come blocchi veri e propri. Per chi sviluppa, per chi è un implementatore, parliamo di fragment, per esempio. Introduce anche la navigazione basata in intestazioni, quella di cui parlava prima Luca. Su iOS era disponibile già da diverse versioni di sistema operativo. Su Android viene resa disponibile invece da Android, dalla versione Pie, quindi API 28. Un'altra importante introduzione che ha fatto Google è appunto il miglioramento del grouping di cui parlavamo prima. Abbiamo detto, per far leggere allo screen reader il blocco di contenuto in maniera continua, noi davamo l'attributo focusable. Questo però dà problemi, nel senso che se lo sviluppatore si dimentica di dare il focusable false, in questo caso, ai singoli punti dell'elenco, vengono comunque letti in maniera singola, sequenziale. Google introduce quindi l'attributo screen reader focusable.
Gli ultimi due punti riguardano, le ultime due introduzioni riguardano il, diciamo, la componente di window dell'app stessa e gli eventi di sistema operativo. Vengono introdotti dei feedback, diciamo, che permettono allo sviluppatore di andare a interagire con la propria app sulla base di determinati eventi, per esempio quando lo schermo viene spento, oppure quando l'utente, nel caso del window change, quando l'utente mette le proprie app in multi-window, quindi quando splitta lo schermo per avere più app contemporaneamente. Infine, per quanto riguarda l'accessibilità su Android, abbiamo voluto riportare dei link che riguardano delle risorse e strumenti utili, come per esempio il sample che mette a disposizione la stessa Google per appunto iniziare a navigare e capire cosa significa accessibilità in ambito Android. Esiste anche un tutorial step by step che permette di seguire sia punto per punto gli interventi di cui parlavamo in precedenza, sia di mettere mani al sample che abbiamo visto in precedenza per andare appunto a integrare qualche piccola funzionalità. È un tutorial a tempo, è molto carino, se avete voglia e appunto tempo da dedicarci, è una cosa molto molto interessante da seguire. C'è una linea guida anche in termini di material design e c'è un portale di help che Android e quindi Google mette a disposizione per andare a navigare appunto quelle che sono le principali domande che gli sviluppatori e gli stessi utenti fanno al colosso Google in termini di accessibilità. Quello di cui parlavamo prima è l'Accessibility Scanner, è un'app che ha messo a disposizione Google nel Play Store, che permette di analizzare le proprie app e tutte le app presenti appunto sul Google Play in termini di criticità a livello di accessibilità, appunto, dall'evidenza per ogni schermata di quali possono essere i problemi, sempre in relazione a quei punti di cui parlavamo prima, quindi per esempio il contrasto del colore, il posizionamento dei bottoni, la dimensione e così via. Adesso Francesco ci parlerà dell'accessibilità invece sulla piattaforma iOS. Grazie. Buongiorno, sono Francesco Ceraulo, sviluppatore iOS. E avevo preparato due slide veloci su aspetti tecnici, però direi che se siete solo voi due magari potremo parlarne dopo faccia a faccia per dedicare magari più tempo a coinvolgere tutti quanti. Quindi qua semplicemente ci sono gli interventi, diciamo, base, quelli imprescindibili che si dovrebbero fare, e qua qualche consiglio pratico come considerare l'accessibilità prima di uno sviluppo di un'applicazione, appunto perché farla in un secondo momento di solito è costoso, oppure succede che non viene un buon risultato, quindi pensarla prima, come in tutte le cose, è sicuramente meglio. Evitare workaround, perché di solito quando si sviluppa si fanno delle cose non proprio buone, perché tanto quello che importa è l'aspetto fisico, il risultato finale, l'aspetto estetico, e qua ci dobbiamo curare anche dell'aspetto funzionale soprattutto, quindi evitare queste cose. Fare attenzione alle analitiche, fare sondaggi, coinvolgere il pubblico, perché può capitare che a volte magari si creda che una funzionalità è semplice, è facile da usare. È capitato a noi, ad esempio, quando abbiamo introdotto nella nostra app una funzionalità di riconoscimento delle immagini, perché vi farò vedere, abbiamo fatto un'app che ti suggerisce automaticamente i contenuti vicini tramite tecnologia Bluetooth Beacon. E ci siamo resi conto che in una mostra fotografica dove le opere erano molto piccole, delle fotografie di 30 centimetri, la gente comunque faceva fatica a orientarsi, quindi abbiamo introdotto il riconoscimento tramite la camera del telefono. Ero molto gasato di questa funzionalità, ho detto vabbè, adesso la useranno tutti, e si vede che mettendola in un punto
particolare dell'interfaccia, tracciando l'analitico, visto che ad oggi non l'ha usata nessuno. E quindi questo mi ha portato a considerare il fatto che dovrò mettere un tutorial per evidenziare meglio questo pulsante che un utente normale non vede. Paradossalmente un utente che utilizza VoiceOver lo vedrebbe, perché cliccando ci finirebbe sopra e gli verrebbe detto riconoscimento delle immagini. Quindi fare attenzione anche a questi aspetti. Vorrei parlarvi di... già in passato si è detto che l'accessibilità è qualcosa che dovrebbe partire dal basso, anche se è un problema politico di fatto, perché un conto è che ci sensibilizziamo noi sviluppatori per fare prodotti accessibili, un conto è poi dopo è il committente per chi si fa, che se non gli interessa questo aspetto poi difficilmente si riesce a fare qualcosa. Ecco, magari tenere presente che si può fare qualcosa di accessibile e comunque utilizzabile da persone normodotate, e fare in modo che tutte le caratteristiche di utilità, socialità, democrazia, accessibilità, migliorare la vita delle persone, si possano sposare comunque con un aspetto di scalabilità, di innovazione, di business, e si traducano poi in una sinergia e in un guadagno per tutti, perché qualcosa che viene progettata come accessibile in realtà è più semplice da usare, quindi anche persone normodotate trovano lo strumento più facile da usare, perché i telefoni noi ce li abbiamo in tasca e avere qualcosa che deve essere utilizzato in mobilità e quindi semplice da usare è un vantaggio poi per tutti. Quindi da questo, quindi dall'unione di esperti di accessibilità e dell'ambito mobile, a fine 2017, quindi l'anno scorso, è nata IT Cares, che ha come mission, appunto, è una startup innovativa che ha come mission quella di contribuire a rendere più accessibile il mondo e quindi generare impatto sociale, avere semplicità di utilizzo, tutti i concetti che ha detto Luca prima. Appunto, come avete visto con Ariadne, con Bioptanav, prima si tentava, avevamo fatto solo applicazioni esclusivamente per non vedenti, mentre in altri contesti abbiamo fatto applicazioni tradizionali, quindi non accessibili. Quello che vogliamo, per cui è nata IT Cares, è fare in modo che, come vi faremo vedere, un prodotto può essere utilizzabile da tutti, effettivamente, perché questa è un vantaggio per tutti e la vera forma di inclusione sociale. Vi spiego un po' come è nata l'idea, abbastanza curiosa. Ci siamo trovati ormai 3-4 anni fa con un signore che voleva fare un'applicazione per un importantissimo museo di Firenze, anche internazionale, e ovviamente lui, come tutti in questa sala, a parte credo forse voi due, non sapeva che un'applicazione nativa costa diversi mesi di sviluppo, diversi sviluppatori e quindi diverse decine di migliaia di euro. E ovviamente, come non si può friggere con l'acqua, con pochi spiccioli non si riesce a fare qualcosa di veramente efficace e fatto bene. Quindi ci trovavamo davanti a due concetti, quindi che l'Italia, e quindi un museo, l'Italia che ha il 60% del patrimonio artistico mondiale, non innova dal punto di vista digitale, comunque sia un'app è difficile anche per certi musei da finanziare. Ci siamo trovati davanti a un'idea, un'opportunità che appunto potesse essere quella: ma perché non facciamo un'applicazione che fosse per tutti e per tutte le tasche? Quindi volevamo che fosse a basso costo, che fosse comunque di qualità, perché esistono soluzioni a basso costo, ma le soluzioni a basso costo di fatto sono poco usabili, sono poco apprezzate, tant'è che le app per i musei esistono dal 2011, se uno va a vedere, ma ormai il concetto su cui ci sbattiamo noi tutti i giorni è che andiamo a parlare con qualcuno, ma tanto le app non le scarica nessuno perché non servono a niente, soprattutto in quei contesti. Le nostre applicazioni nei musei dove sono state adottate
riscuotono oltre il 30% dei download sui visitatori totali delle mostre, quindi i numeri sono a nostro avviso molto importanti e significativi da tenere presente, perché probabilmente quella sarà la strada del futuro e non le audioguide tradizionali, anche se tuttora c'è parecchio, sono vincoli, comunque costrizioni che rendono le scelte un po' difficili in ambito innovativo. Doveva essere facile nella costruzione, quindi la nostra idea era quella, appunto, un'applicazione è difficile da realizzare, richiede sviluppatori tecnici, facciamo quello che un po' ha fatto WordPress nel mondo del web, quindi permettere a persone senza troppe competenze tecniche di ottenere qualcosa. E doveva essere per tutti, appunto, come detto, quindi multilingua, ma soprattutto accessibile. E quello che abbiamo fatto è il progetto, quindi Faro Art, perché come l'arte in passato aveva dato è la massima espressione dell'espressione dell'uomo, volevamo che fosse questa ambasciatrice del messaggio, facciamo qualcosa di accessibile per tutti, contribuiamo, proviamo a sensibilizzare il mondo su questo tema, pur restando un prodotto per tutti, quindi non di nicchia. E quindi se cinicamente viene fatto un finanziamento, comunque limitato economicamente, il bacino di utenza potesse essere comunque massimo. E quindi abbiamo fatto un sistema che producesse app multipiattaforma, iOS e Android, di qualità, perché appunto avere un'app non di qualità a volte è quasi meglio non averla, perché anche in termini di immagine non si ha un buon ritorno. 100% nativa, multilingua, multimediale, come vedremo si possono aggiungere video, audio, link, immagini, accessibili, semplici nell'interazione. La nostra idea è che una persona, potrete provare, dopo vi spiego l'app di questo evento, abbiamo inserito un po' di beacon in 5 opere giusto rappresentative, le persone possono camminare e automaticamente vedersi suggeriti i contenuti più vicini. In iOS c'è anche una funzionalità di controllo auricolari, e quindi una persona con il telefono in tasca può schiacciare il pulsante degli auricolari, parte una ricerca, e se vicino a lui c'è il Davide o il Partenone, parte l'audio associato. Quindi l'idea è proprio che io dentro una mostra mi godo la mostra, cioè i quadri, non ho bisogno di tirar fuori il telefono, capire come funziona, come invece accade nelle audioguide tradizionali dove devo digitare un codice, o nelle app vecchio stile. Quindi l'idea di innovazione è proprio l'app è uno strumento che io ho in tasca e un'audioguida silente che mi accompagna nella visita. Tutto questo come l'abbiamo ottenuto? Con Faro Suite, che probabilmente se abbiamo un po' di tempo magari vi mostriamo. È una suite di strumenti, come vedete da questo iceberg, l'app è la punta, cioè quella che si vede, che è dell'utente finale. Come è realizzata? È un lavoro che c'è occorso oltre 3 anni di sviluppo, tanti strumenti per rendere questo processo semplice, veloce, quindi abbattere i costi di produzione per renderlo accessibile economicamente a tutti, ma tenere comunque qualità altissima, se non superiore anche a soluzioni ad hoc tradizionali. E il sistema, quindi la suite, si compone di 3 strumenti, la console è una console web, un sito, un CMS, dove si possono caricare i contenuti, quindi i testi, le traduzioni, gli audio, i video, i link, creare eventi, le notifiche. C'è una parte di configuratore, è un'app iPad dove si creano le mappe interattive, quindi si creano le aree, le stanze, si posizionano i punti di interesse, si registrano i beacon, quindi io che non so niente non ho bisogno di sapere, non ho bisogno di competenze tecniche per registrare un beacon, lo faccio schiacciando un pulsante. Un beacon, sì, giusto, è un dispositivo Bluetooth, ce li abbiamo posizionati nelle... È un piccolo dispositivo, un'antennina Bluetooth dal costo limitato, i migliori, quelli che usiamo noi, i più famosi, costano circa 30 euro l'uno,
e hanno la durata delle batterie di circa 3 anni, vengono posizionati nei punti di interesse e trasmettono un identificativo a cui noi possiamo associare le informazioni che vogliamo rendere disponibili quando una persona arriva vicino. È un po' una tecnologia che sostituisce il GPS in ambienti interni dove avrei bisogno di un'accuratezza maggiore, dove il GPS appunto non prende, per sapere a breve raggio che cosa ho vicino. Infine c'è un previewer, che è un'applicazione con la quale io vedo in anteprima tutte le modifiche che io ho fatto, simulando quello che sarà l'applicazione finale. A titolo di esempio, questa è stata una delle nostre prime applicazioni nel Museo Pallavicini, dedicata alla mostra di Alphonse Mucha. Vi faccio vedere un brevissimo video che riepiloga un po' quello che vi ho detto e dura appena un minuto. Appunto fa vedere come funziona. Ok, nel video inaccessibile si vedeva un non vedente in un museo che girava col suo telefonino e gli arrivavano le notifiche dei quadri che aveva vicino. E poi si vedeva tutta la procedura che ha descritto Francesco prima, di come venivano inseriti i contenuti, posizionati all'interno della mappa, eccetera, insomma, quello che diceva Francesco poco fa. Mentre sviluppavamo, ci siamo resi conto che lo stesso principio che utilizzavamo nei musei in realtà poteva essere utilizzato per tanti altri scenari. E quindi il concetto è quello di fornire informazioni contestualizzate sulla base della posizione in modo accessibile e smart. E quindi riportare lo stesso concetto a ristoranti, rendere accessibili i menu di ristoranti, fiere ed esposizioni, perché come vedrete nell'app di Accessibility Days, ad esempio, c'è una ricca sezione degli interventi con le informazioni sulla sala, tutto quello che avete trovato nel sito, dove dovremo anche caricare successivamente nei prossimi giorni, quando disponibili, anche i video e le slide, qualora uno voglia anche consultarle come un catalogo interattivo e accessibile, ma anche ospedali, parchi, scuole, aeroporti, stazioni, cioè tutto quello che può avere un'informazione utile alle persone, in certi casi molto più utili a persone con disabilità visive. Ad esempio, adesso a ottobre proveremo a rendere accessibile un grosso albergo per un convegno. Ecco, quella è una situazione dove probabilmente il target di riferimento è più orientato alle disabilità visive, ma in molti casi il vantaggio è appunto per tutti, soprattutto in una fiera, in un museo. E inoltre quello che siamo riusciti a fare è concentrare tutte queste cose, metterle insieme e creare un ecosistema grande quanto una città. Immaginate di estendere questo concetto se abbiamo, magari Luca vi farà vedere, una sezione di gestione dei ruoli, quindi io che sono proprietario di un impianto, un'app, posso cedere, posso avere dei collaboratori che con diversi ruoli, quindi chi inserisce i contenuti, chi inserisce le traduzioni, chi li pubblica, chi gestisce i beacon. Con questo controllo di ruoli si potrebbe demandare
distribuire il carico di lavoro, che anche per quanto sia solo di inserimento dei contenuti a volte è anche abbastanza oneroso, delocalizzarlo. Quindi immaginate una città come Ancona che ha il suo museo, che si crea la sua app, ha i ristoranti che si inseriscono in loro menu, ha gli alberghi, ha il porto, ha quant'altro, messi tutti insieme in un'unica gigantesca app che si può navigare come una matrioska a livelli. Quindi portare questo concetto a quello che noi abbiamo battezzato Faro City e stiamo portando avanti anche con il Comune di Reggio Emilia, e speriamo che possa diventare realtà nel 2019. Come vi avevo già preannunciato, in corsa negli ultimi giorni abbiamo provato a fare l'app ufficiale per Accessibility Days, se potete scaricarla dai Play Store Android e dall'App Store iOS, e dove troverete quello che vi ho detto, quindi le informazioni principali, il calendario degli eventi, e provare anche i beacon, comunque l'esperienza, per quanto limitata a solo 5 contenuti dimostrativi, che si può avere in un museo. E per qualsiasi dubbio, se vogliamo fare la demo, mi dicono che abbiamo 5 minuti, non so, facciamo vedere. Allora, intanto vi faccio vedere l'app, vediamo se si riprende. Ok. Allora, questa è l'app finale che adesso o vi faccio sentire voiceover o ok. L'app per gli Accessibility Days, come diceva Francesco, qui c'è una parte introduttiva che descrive un po', potrebbe descrivere il museo, in questo caso descrive anche l'evento, poi ci sono i contenuti, una sezione di ricerca, la mappa, e chiaramente arrivano anche le notifiche quando sono vicino ad un'opera in particolare. Provo a farvi sentire l'audio e poi vi descrivo anche un po' il sistema che viene utilizzato per creare un'app di questo tipo. Accessibility. Sono gli strumenti a disposizione nella vita quotidiana. È selezionato. Home. Pannello. Contenuti. Pannello. 2 di 5. Afrodite di Milo Alessandro di Antiochia. Pulsante. Partenone Fidia. Pulsante. David Michelangelo Buonarroti. Pulsante. Okay, quindi io entro dentro. David Michelangelo. Pulsante contenuto. David. Intestazione. Michelangelo Buonarroti. Notifica quando vicino. Pulsante. Immagini. Pulsante. Audio. Pulsante. Caratteristiche comuni. Primo piano. Pulsante. Statua. Pulsante. Nel 1501 Michelangelo ottiene dalla Repubblica Fiorentina statua, pulsante. Diciamo, io mi posso ascoltare l'audio sia con voiceover, quindi leggendo il testo con voiceover, ma posso anche far partire l'audio. Adesso io l'audio non lo farei partire perché la mia voce che è pessima, Michelangelo Buonarroti. Nel 1501 Michelangelo ottiene dalla Repubblica Fiorentina. Basta, questo è sufficiente come sample. E chiaramente c'è una mappa in cui possiamo vedere i contenuti. È il contenuto che pulsa, che in questo momento è la Venere di Milo, che è proprio qua sotto perché siamo in questa stanza. Pulsante. Primo piano, vicino a te, Afrodite di Milo, pulsante. E quindi questo ci consente di sapere quello che abbiamo vicino e di andare eventualmente nel dettaglio. Adesso, siccome il tempo mi sembra di capire che stringa molto, proviamo a sì, grazie. Vediamo. Vi volevo far vedere, ecco, questa qui è, scusate, la console, quindi è un pannellino che ci arriva con appunto un browser web, e qui trovate per esempio l'app degli Accessibility Days. C'è tutta una gestione per esempio dei contenuti, cioè quello che avete visto nell'app che vi ho appena illustrato lo troviamo qui e possiamo andare ad editarlo. Quindi vedete che c'è del testo, qui non sto usando voiceover, vi descrivo io un po' l'interfaccia, e
analogo a un pannellino di un normale content management system tipo WordPress. Quindi ci sono dei, cioè si introducono dei testi, delle immagini, vari campi sempre di testo, ma ci possono essere degli URL YouTube, degli audio o video, eccetera. Tutto questo, questa struttura è personalizzabile sulla base dell'applicazione specifica che stiamo andando a realizzare. Per un museo questi sono campi che possono essere di interesse e quindi sono stati inseriti. Nella sezione appunto contenuti informativi troviamo invece quello che c'è per esempio nella home dell'app, quindi presentazione in home è il testo che trovavamo, che abbiamo visualizzato nell'applicazione. Quindi c'è la foto della home, c'è un testo introduttivo, eccetera eccetera. C'è anche questa sezione eventi che descrive, che contiene appunto tutti quegli eventi che nell'app trovate appunto nella sezione eventi, che in un convegno come questo qui rappresenta di fatto l'agenda con i vari interventi. Quindi ci sono i relatori, qui c'è Fabrizio e poi c'è una descrizione delle relazioni, insomma tutti i dettagli dello speaker, la biografia, i link, i vari LinkedIn, Twitter eccetera. Quindi chiaramente c'è anche una sezione mappa in cui andiamo a caricare la mappa. Come collochiamo, ultimo minuto, come i nostri contenuti, come vengono collocati sulla mappa fisicamente? Abbiamo un app configuratore di cui parlava Francesco prima, in cui io mi scelgo per esempio l'installazione Accessibility Days, e qui vedete che ci sono le mappe con la collocazione dei vari beacon. A ciascun beacon io posso andare ad associare, questo è un po' più tecnico ma comunque utilizzabile anche da una persona senza particolare esperienza, ho il mio beacon, la mia antennina che trasmette il suo identificativo, l'ho collocato qua sotto fisicamente. Adesso dico nell'app questo beacon gli associerò l'opera la Venere di Milo, altro beacon gli ho associato per esempio il Partenone che è là sotto. Quindi questo è un po' tutta la suite. Manca in realtà un'app che diceva Francesco prima, di anteprima, che serve solo se io faccio una modifica per vedere in tempo reale le mie modifiche senza pubblicarle sull'app finale, quindi in modo che lo vedano, diciamo, vedano le mie modifiche anche gli utenti finali. Diciamo, quindi i vari strumenti sono la console web, il configuratore, l'app di anteprima e poi chiaramente c'è l'app finale per gli utenti. Sì, è tutto chiaramente scaricabile, oltre all'app Accessibility Days che diceva Francesco che è sugli store per tutti. Se voi andate sul sito farosuite.com o faroartinson.com trovate i link per arrivare alla console e provarla in una modalità demo, e i link per scaricare anche sia l'app configuratore che l'app di anteprima, e quindi potete fare in questo modo eventuali delle prove, o comunque vedere, ci sono degli impianti demo per poter vedere come funziona il sistema. Ecco. Direi che è tutto. Grazie.